Allora, la città è il concetto che può assumere una pluralità di significati, ce l'ha appena ricordato il professor Margiotta, e in effetti c'è sempre una carica insopprimibile di equivocità, di ambiguità, di ineffabilità nelle idee di carattere generale, ed è la sorte che tocca anche i principi giuridici, i quali, come dice la parola stessa, designano qualcosa che si contrappone a compimento, stanno ad indicare cominciamenti, punti di partenza di un cammino con molte tappe possibili. I giuristi usano il termine principi per riferirsi a norme che assumono un ruolo fondamentale nell'ordinamento, consentendone l'evoluzione, proprio per l'alto grado di vaghezza di cui sono provviste. La flessibilità dei principi consente all'ordinamento di disporre di finestre aperte sulla società. Lo Stato italiano viene proclamato ufficialmente laico con la sentenza della Corte 203 del 1989 che qui si celebra, e nell'occasione la Corte dà finalmente consistenza giuridica all'espressione Stato laico, rimasta sin allora confinata nel dibattito teorico, delineando i tratti essenziali del principio di laicità, definito come uno dei profili primari e peculiari della forma del nostro ordinamento democratico e repubblicano. La stessa Corte è poi tornata più volte in argomento, precisando ulteriormente il contenuto del principio di laicità, sempre in relazione al contesto costituzionale in cui esso si colloca. Nella sentenza 440 del 1995, la Corte sostiene che la convivenza rappresenta un connotato del principio di laicità. Laicità equivale, dice la Corte, a convivenza fra fedi, culture e tradizioni diverse. Garantire la convivenza costituisce quindi un impegno di rilievo per lo Stato laico, conferma l'abbandono del vincolo privilegiato con la confessione di maggioranza, è il riconoscimento di quel pluralismo non solo religioso dal tempo un fatto nel nostro paese, richiede, ecco il punto, soprattutto scelte istituzionali mirate a favorire il dialogo fra le diverse esperienze culturali. Invero, nell'ambito strettamente religioso, la politica ecclesiastica, di cui ci parlerà Pierluigi Consorti in modo dettagliato, sviluppata negli ultimi decenni, in questi ultimi decenni, si è per lo più ridotta a declinare la convivenza come tutela separata delle differenze confessionali. La legittimazione di tutte le esigenze religiose socialmente rilevanti, secondo modalità proprie ed esclusive di ogni confessione, producendo così un sistema di rapporti fra istituzioni civili e confessioni che si potrebbe riassumere nella formula della ciascuno il suo, uniquique sum. Ma garantire la convivenza non può limitarsi a questo aspetto. Convivenza va oltre il semplice significato di realizzazione delle particolari esigenze religiose, vuol dire vivere insieme, vivere convivere. Presuppone la presenza di persone con cui dialogare, sottolinea la necessità, non solo l'opportunità, di relazione. Laicità rimanda a relazione, invita ad uscire dai propri confini individuali, in quanto mostra l'insufficienza, la parzialità e la precarietà di ogni esperienza culturale.
rendendo indispensabile il confronto con gli altri. Come si sa, una delle questioni più problematiche del nostro tempo è costituita proprio dal rapporto fra politiche di integrazione e identità religiose, spesso indisponibili a mettersi in discussione. La convivenza si costruisce attraverso politiche inclusive che favoriscano le occasioni di dialogo e di reciproca conoscenza fra le diverse espressioni della società, evitando pratiche di assimilazione che susciterebbero poi alla fine solo reazioni di rigetto. Per questo il compito dello Stato laico e democratico non si esaurisce nel assicurare il rispetto delle diverse concezioni del mondo e delle condizioni della loro coesistenza. La laicità positiva deve prevedere una convivenza come confronto tra le religioni, come confronto tra le religioni e le altre culture che in esse non si riconoscono. La convivenza e il confronto, la convivenza religiosa e il confronto culturale rappresentano il nucleo più profondo e vitale della laicità. La misura della loro attuazione diventa determinante per stabilire il tasso di laicità di un ordinamento. In questo senso laicità per me significa per lo Stato, dovrebbe significare per lo Stato, anche accompagnare i vari soggetti sociali nel percorso che poi è inevitabile verso nuove sintesi culturali. Anche a me è venuto in mente il padre Balducci sostenendo questo pensiero, l'uomo asconditus, no? L'uomo sconosciuto, l'uomo d'avvenire. Del resto, accontentarsi di un pluralismo statico, limitarsi a registrare una realtà di contesti ideologici tra loro incomunicabili, porta con sé il rischio di irrigidire le differenze, di produrre conflitti. Per quanto riguarda le religioni, già la condizione di separatezza, di isolamento culturale in cui storicamente scelgono di vivere, alimentano la convinzione di essere portatrici dell'unica verità possibile, agevolando i fenomeni di fondamentalismo. Nessuna religione sfugge a derive di fondamentalismo, ha ripetuto più volte Papa Francesco. E questa consapevolezza non è certo sfuggita ad un organismo importante come il Parlamento europeo, che in diverse occasioni si è pronunciato contro le forme di integralismo religioso e a favore del dialogo fra ogni soggetto culturale. L'ha fatto nel 13 marzo del 2002, pochi mesi dopo l'attacco alle Torri Gemelle, nella risoluzione espressamente dedicata al fondamentalismo religioso, definito fenomeno non estraneo alle tre religioni monoteiste parte integrante della cultura europea, anche al cristianesimo e al giudaismo, non solo all'Islam. E lo ha ribadito da ultimo in una risoluzione del 15 gennaio di quest'anno, sottolineando che quello di laicità rappresenta un principio fondamentale per ogni ordinamento democratico e che il dialogo interculturale e interreligioso deve costituirne componente imprescindibile. Si sa che le risoluzioni del Parlamento europeo sono atti non vincolanti per gli Stati membri, ma non si può certo discuterne la loro portata politica. Nel nostro ordinamento a vari livelli non sono mancati nel tempo richiami a questa funzione essenziale dello Stato laico e democratico di integrazione e di interazione culturale fra i diversi soggetti sociali. E in tal senso e con tutti i suoi limiti va menzionata la Carta dei Valori, approvata con decreto del Ministero dell'Interno nel 2007, per favorire il confronto interreligioso e interculturale e contribuire al superamento dei pregiudizi e dell'intolleranza. Così come va citato l'impegno,
contenuto in numerosi statuti regionali, a promuovere il dialogo interreligioso e interculturale, l'impegno a promuovere il dialogo fra le religioni e le culture è previsto nell'articolo 4 dello Statuto della Regione Toscana. In pratica, l'impegno istituzionale a favorire l'incontro fra le diverse espressioni della società religiosa e culturale, a mio avviso, appare ancora però insufficiente, salvo qualche eccezione che vale comunque la pena di segnalare, come ad esempio la costituzione da parte di numerose amministrazioni municipali di consulte, comitati, tavoli, dove rappresentanti delle varie realtà religiose, della società civile e delle istituzioni locali collaborano in vista di soluzioni a problemi di interesse comune. A Firenze ci sono la consulta per il dialogo con le confessioni religiose e la consulta per la laicità, che sono state istituite con due delibere del 2009. Così come assumono poi un rilievo molto apprezzabile anche le decisioni di alcune amministrazioni pubbliche locali di costruire strutture negli ospedali, nei cimiteri, negli aeroporti, in grado di accogliere più gruppi religiosi e di soddisfare insieme anche altre esigenze provenienti dal mondo laico. Voglio qui ricordare lo spazio dello spirito all'interno dell'ospedale Meyer di Firenze, inaugurato da Roberto Benigni nel 2007, una stanza circolare inizialmente senza divisioni e senza simboli, aperto a tutti i culti e alla riflessione laica. Dico inizialmente perché oggi il luogo, secondo me, ha perso gran parte del suo significato originario, con spazi separati e destinati alla religione cattolica, alla religione protestante, alla religione ebraica e musulmana. Sic transit gloria mundi, si potrebbe dire. E poi la sala senza alcun simbolo al suo interno, aperta a tutti, anche questa, costruita nel 2016 accanto al nuovo pronto soccorso di Careggi, sempre a Firenze. Così come vanno ricordate anche le sale del commiato, molto diffuse specialmente nel nord del paese, e realizzate in genere all'interno dell'area cimiteriale, per garantire a tutti di avere la sede più adatta per celebrare il funerale ed esprimere i tanti modi, perché ci sono tanti modi per esprimere un addio. A Firenze queste sale esistono anche presso le sedi di ogni circoscrizione di quartiere, dopo una delibera comunale del 2009. Mi piace infine rammentare il corso di formazione rivolto ad esponenti di comunità religiose senza intesa con lo Stato, realizzato nel 2017 a Ravenna, promosso dall'allora Ministro dell'Interno Marco Minniti, al quale io stesso ho partecipato insieme a molti colleghi di altre università, tra i quali alcuni qui oggi sono presenti. Al corso, che aveva l'intento di favorire la conoscenza del diritto italiano, specie quello costituzionale, il rapporto alle questioni più rilevanti relative all'esercizio della libertà religiosa, era iscritta una trentina di persone, tra cui molte donne, appartenenti a vari gruppi religiosi, che si sono misurate con i valori e le regole della società ospitante, interagendo fra loro e con i docenti, sottoponendo alla riflessione collettiva le ragioni delle proprie scelte etiche e i principi della propria tradizione religiosa, senza vantare pretese di superiorità, suscitando l'interesse sincero di ciascuno verso le altrui differenze.
La speranza è che esperienze come questa, ora bruscamente interrotta, non vengano definitivamente abbandonate. L'auspicio è che prima o poi laicità, convivenza religiosa e confronto culturale diventino questioni centrali nell'agenda politica, per cercare di governare con strumenti nuovi e più adeguati il fenomeno della società plurale del nostro tempo. Mi rendo conto che ciò non dipende solo da cambiamenti che investono i rapporti fra Stato e confessioni, ma questa è un'altra storia. E allora io mi fermo qui. Grazie.